però ci sta che sul ring qualche cosa si inceppa, qualche cosa non va. A te è mai capitato? Sì, certo, sicuramente. T'ho messo un po' in difficoltà. No, a volte l'emozione, a volte è la voglia di vincere, e anche la paura di perdere che ti frena. Seguiamo questo incontro, sono due pugili che il maestro Cirillo conosce molto bene, qualcuno diretto, qualche altro l'ha visto recentemente proprio nel Pala Santoro. All'angolo rosso ci sarà il pugile laziale Dario Alfonsi, all'angolo blu invece ci sarà il pugile del gruppo sportivo Carabinieri Raffaele Munno, l'arbitro è il signor Wilfredo Annichiarico. I giudici sono un piemontese, un lombardo, un sardo, un calabrese ed un ligure. Dicevamo, maestro Cirillo, Raffaele Munno lo conosci, tuo conterraneo. È una nostra vecchia conoscenza, Raffaele Munno, a partire dai lontani 69 kg che faceva. Ora rivederlo negli 81 mi fa un po' strano. Però di fronte c'è Alfonso. Il fisico ce l'ha. Sì. A vederlo. Di fronte avrà Alfonsi, che tu hai visto praticamente conquistare il titolo regionale proprio, sì, nel Pala Santoro. Ha battuto poi il nostro Lusi Michelangelo, ultimo match. È un buon pugile, Alfonsi è un buon pugile, tecnico, mancino. Ieri Alfonsi ha superato il calabrese Gianluca Andronico, espertissimo e volenteroso Gianluca Andronico, però probabilmente la box lineare di Alfonsi ieri ha avuto ragione, mentre invece Raffaele Munno ha dovuto effettivamente mettere in campo tutta la sua esperienza e tutta la sua scaltrezza per superare un sorprendente Emiliano Noncane. Quindi adesso Raffaele Munno si gioca questa semifinale. Diciamo, molto più adesso è stato bravo Munno a partire con il gancio sinistro. Diciamo, sono due strutture fisiche differenti, più alto e con un allungo maggiore Alfonsi, mentre invece Raffaele Munno più muscoloso. Effettivamente vederlo in questa categoria, lui che ha fatto tanto bene nei 69 kg, è stato anche tuo compagno di nazionale. Sì. Quindi siete stati anche in maglia azzurra insieme. Molte volte anche a fare i guanti sul ring, quando me lo ritrovavo davanti Remo era un osso duro, è ancora oggi un osso duro, e lo sto dimostrando pure negli 81 kg con il match che ha fatto ieri. Ieri è veramente ha dato prova di grande intensità, di grande longevità mentale, perché poi non è facile per un pugile che diciamo ha un buon palmares, ha fatto tanto, poi arrivare diciamo a questa idea e confrontarsi con diciamo pugili di una generazione diversa, di una generazione inferiore, però è rientrato subito Raffaele Munno. Già praticamente quest'estate lui ha fatto un ottimo match Italia-Irlanda. Diciamo che Alfonsi dovrebbe sfruttare un po' maggiormente la lunghezza. Però sai, non è facile, perché di fronte a un pugile molto reattivo, Raffaele Munno, oltre che avere un pugno che fa male, diciamo, è anche dotato d'occhio, di un buon colpo d'occhio, bravo, una buona reattività. Infatti su molte azioni gli ha trovato bene la distanza Raffaele. No, anche ieri diciamo avevo un pugile, adesso è bello, ancora il gancio destro di Munno, questa volta è vuoto, vedi l'esperienza, nell'uscita ha messo il gancio sinistro. Diciamo che pur avendo avuto in mano il match, ancora il gancio sinistro due volte, sono stati tre bei colpi quelli di Raffaele Munno, molto rapido. Secondo noi è una ripresa da assegnare al pugile all'angolo blu, proprio per i 4-5 colpi ganci sia destro che sinistro che sì, è riuscito a portare. Cioè lui alle corde ha incrociato praticamente con tutto
tutte le serie di colpi che ha portato uno dietro l'altro. Alfonso si è trovato un attimino sorpreso. E diciamo che in questa prima ripresa forse Alfonso si è lasciato un po' sorprendere dalla reattività e dal colpo d'occhio di Raffaele Munno, per cui possiamo dire che un primo round a favore del pugile dei Carabinieri, del gruppo sportivo dei Carabinieri. All'angolo vediamo il maestro D'Andrea e il maestro Vincenzo Brillantino. Secondo round, vediamo che Alfonso forse ha capito che deve lavorare meglio con i suoi colpi lunghi. Vediamo che ha preso subito il centro del ring, vuole tenere a distanza Raffaele Munno. Raffaele Munno che è arrivato a questa fase finale dei campionati italiani battendo nelle qualificazioni Riccardo Valentino, campione italiano uscente nella categoria. L'anno scorso è stato un grande anno per Riccardo Valentino, che ha conquistato sia il guanto d'oro che il titolo italiano. Quest'anno però in un derby fratricida ha dovuto cedere il passo a Raffaele Munno. E ancora Alfonso che però lavora con i colpi lunghi, Carmine, ma non diciamo li affonda, non li doppia, non porta colpi, forse ha paura proprio di darsela. Ancora una volta esatto, Munno con il calcio sinistro, di essere incrociato dei colpi di potenti caricati da Raffaele. Forse sta soffrendo un po' questa maggiore esperienza di Munno. Alfonso ci sta provando, però dovrebbe boxare di più con i colpi lunghi. Alfonso dovrebbe coordinare meglio gli attacchi portando i colpi, perché colpi come ha fatto adesso. Ecco, spieghiamo, cascare sui colpi significa rimanere, cioè sbilanciare il corpo in avanti. E quindi, ma detto da un maestro sicuramente è tutta un'altra cosa rispetto a quando lo dice un commentatore, quindi è opportuno dare queste piccole disquisizioni tecniche. È vero che l'iniziativa sembra essere quasi sempre nelle mani di Alfonso, però è anche vero che Alfonso porta pochi colpi, anzi, come abbiamo visto in questa occasione, sono le reazioni di Munno che in effetti lasciano intravedere i colpi migliori e più efficaci. Quindi è una tattica forse... Tanti colpi di Alfonso vanno a finire sui guantoni di Munno. Ancora due volte il gancio destro di Munno. La prima volta è entrato proprio in maniera efficace, la seconda volta è stato parzialmente attutito dal guantone sinistro di Alfonso, però sono stati due colpi importanti, pochissimi colpi buoni o quantomeno efficaci, quelli che convincono i giudici. Esatto. Ancora questa volta il gancio destro, anche il sinistro. Sta lavorando molto bene con i ganci Raffaele Munno. Sì, gli ha trovato la distanza giusta e entra con quei ganci potenti e si fa sentire. Non so se sei d'accordo, ma io assegnerei anche questa seconda ripresa a Raffaele Munno. Sì, quantomeno è lui che ha messo i colpi migliori. Sì, i colpi migliori, i colpi più efficaci li ha messi lui. Alfonso sta tentando, sta provando a mettere tanti colpi, ma sono poveri di efficacia. Giustamente, anche se possiamo dire che forse sta conducendo lui il match, però non ha senso condurre e poi non mettere colpi. Se non li mettessero tutti e due, un po' come è successo nel match precedente, allora a quel punto potrebbe essere premiata la condotta di gestione. Invece, esatto, quando poi trovi l'avversario che ti mette i colpi, va a farsi benedire, possiamo dire così, anche la gestione. Terza ed ultima ripresa per Astolfi, c'è bisogno dell'impresa secondo noi, secondo il nostro parere, poi vedremo i giudici cosa determineranno. C'è bisogno dell'impresa per Alfonso per portare a casa questo match, visto che le prime due riprese, almeno secondo il nostro
cartellino, sono da assegnare al pugile all'angolo blu dei carabinieri. Comunque un buon prodotto Alfonsi, sicuramente classe senza dubbio. 95, senza un giovanottone che è arrivato qui con 17 match, 18 con quello di ieri, 18 match, 14 vittorie, quindi una buona percentuale, un buon biglietto da visita. Ha trovato sulla sua strada un Munno tutt'altro che remissivo, molto determinato. L'ha sempre sorpreso con i ganci, sia quando è partito di destro che con il sinistro. Ancora gli attacchi di Alfonsi, Munno chiuso e al momento giusto parte e va a incrociare Alfonsi. Gli ha trovato la misura, la distanza, la scelta di tempo. Bugia d'esperienza e si vede. È anche una grande esperienza. Munno c'ha 10 volte i match di Alfonsi, 115 match. Beh. 81 vittorie in 115 match. Diciamo per qualche volta è salito sul ring. Sì. È salito adesso con Riccardo D'Andrea, sta iniziando a intraprendere pure la carriera di tecnico. Un po' come hai fatto tu con Dario Vangeli, sì, che appena è sceso dal ring subito al tuo fianco nell'attività di addestramento. Praticamente non siamo mai scesi dal ring, ci siamo solo messi all'angolo. Leggermente spostati, diciamo così, senza andare oltre. Non cambia il copione, Carmine, c'è sempre il stesso andamento del match. Alfonsi che centro ring inizia, prende le iniziative, porta i colpi lunghi, Munno chiuso, ganci larghi ma efficaci, vanno a segno, quindi ne ha la meglio. Giustamente poi devi fare anche i conti, Raffaele Munno, con circa 15 centimetri in più per quanto riguarda il pugile laziale. Ultimi 10 secondi. Ma su questo è abituato, Raffaele è molto abituato sull'altezza. Si è trovato sempre avversari più alti. Anche nei 69 kg. Sì. Finisce l'incontro. Il saluto ai maestri. Sei d'accordo quando diciamo che nel pugilato c'è il miglior terzo tempo dello sport mondiale? Diciamo che in questa ripresa forse Munno ha messo meno colpi, potremmo anche assegnarla di un almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, potremmo assegnarla anche ad Alfonsi, però vediamo il verdetto. Quindi si aggiudica il match. Raffaele Munno conquista la semifinale. Siamo arrivato, come si dice dalle tue parti, che poi non sono le mie, zitto 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 zitto, adesso è un passo dalla finale. Complimenti.